Ciao a tutti! Il giorno in cui io pubblicherò questo video sarà il 3 settembre, ma oggi che registro è il 27. Per questo motivo non state vedendo il riepilogo delle mie letture del mese di agosto, perché per me agosto non è ancora finito, quindi io non ho ancora finito, le mie letture del mese. Ho deciso quindi di portarvi sul canale questo tag che io ho visto sia sul canale di Teresa Bibu Kalula che sul canale di Eleonora Vivere tra le righe. Vi lascio qua sotto ovviamente i riferimenti a questi due canali che io seguo con grande piacere. Ho deciso di portarvi questo tag perché è proprio pane per i miei denti. E come avete visto, si tratta di mostrarvi, di parlare di mattoni, quindi di libri lunghi, densi, belli tosti e sono i miei libri preferiti. Allora, vi ho detto tante volte che il valore di un libro ovviamente non si riconosce dalla sua lunghezza. Diciamo che io amo moltissimo leggere libri lunghi perché mi piace immergermi completamente in una storia ed essere accompagnata per più giorni dai personaggi, dalla storia, da questi racconti così espansi, appunto, di grande respiro. Quindi ho veramente tanti libri lunghi nella mia libreria. Tant'è che bisogna cominciare partendo dal definire i mattonazzi. Cosa sono i mattonazzi? Sono libri, secondo me, con più di 600 pagine. Fino a 600 pagine, tra le 500 e le 600 pagine, sono libri lunghi. Dalle 600 pagine in su possono essere considerati mattonazzi, direi. Io oggi però ho fatto una distinzione ulteriore. Qui oggi vedrete solo libri che contano più di 800 pagine, perché è vero che questo tag è proprio fatto apposta per me, però è anche vero che ho fatto un po' fatica a trovare le risposte a tante di queste domande proprio perché di libri tanto lunghi ne ho veramente molti. Quindi ho deciso di scremare in partenza e di prendere in considerazione solo libri che hanno più di 800 pagine e anche tra quelli che vedrete oggi, di quelli che vedrete oggi si tratta comunque, metto questi libri di una scelta perché ne ho comunque altri in libreria sia letti che da leggere, per cui ecco, è comunque un po' tutto parziale. L'ultima cosa che vi dico prima di cominciare a rispondere alle domande per quanto riguarda la programmazione del canale, credo che voi abbiate già visto un video mercoledì, quindi il 31 agosto. Faccio un po' fatica io perché sono in anticipo su tutto e sto registrando un po' in anticipo vari video, quindi spero di non sbagliarmi. Comunque, da mercoledì è ricominciata la programmazione normale, quindi un video lunedì sul beauty, un video il mercoledì su quello che mi gira, beauty o libri, e un video il sabato sui libri. A partire dalla metà di settembre, diciamo, da quando si ricomincia un po' tutto regolare, quando ricomincia la vita normale, ho intenzione di portare sul canale una serie di contenuti a cui ho pensato quest'estate. Ci sono tanti video che voglio fare, sto parlando di video sui libri in questo momento. Anche monografici su autori, anche analisi di una singola lettura, come vi ho promesso per tanti mesi, diciamo nell'ultimo periodo. Non sono riuscita a prepararli adeguatamente come avrei voluto. Quando tutto ricomincerà, diciamo così, ad avere un ritmo normale, quando la vita di tutti noi sarà quella di sempre, spero di riuscire a portare appunto questi contenuti. Ci saranno sempre comunque video riepilogo delle letture, ovviamente ci saranno ogni tanto dei tag, ci saranno ogni tanto degli haul. In più voglio portare anche dei contenuti un po' più densi, ecco, ve lo volevo annunciare. Allora, a questo punto direi che possiamo partire con le domande. Mi piacerebbe tantissimo che anche voi, se vi va, rispondeste ad alcune di queste domande o a tutte, se ne avete voglia, nei commenti qui sotto. Io comincio. Quante domande sono? Sono parecchie, sono 15 domande. Allora, il libro più grosso nella tua libreria che hai già letto? Partiamo dal presupposto che tanto dipende dai caratteri, dalle edizioni, per quanto riguarda il numero delle pagine. Teniamo solo il numero delle pagine però come criterio, se no non ne usciamo. Io credo che il libro più lungo che ho in libreria e che ho già letto sia Guerra e Pace. In questa edizione Garzanti, che vi consiglio sempre moltissimo, il libro conta, adesso ve lo dico subito,
1463 pagine, che non si direbbe, però praticamente è carta velina. Poi dentro è scritto piccolo, come sono scritti piccoli tanti libri mattone, perché altrimenti immaginatevi che cosa non sarebbe l'editoria. Allora, non vi dico granché di questo libro, però visto che è tanto che non ve ne parlo e visto che ce l'ho in mano ora e mi fa piacere dirvi due parole, voglio solo invitarvi, se non l'avete ancora fatto, a leggere questo libro. Soprattutto invito coloro che lo temono, perché questo libro non è da temere, secondo me. È strutturato in un modo tale per cui voi potete scegliere di leggerlo come vi va. Saprete tutti che si tratta di un romanzo storico che Tolstoi ha scritto nella seconda metà dell'Ottocento, che però si riferisce agli eventi, che riguardano le invasioni napoleoniche in Russia nel 1812. Questo libro è diviso in parti e capitoli, per cui avrete delle parti che si svolgono più che in tempo di pace, diciamo in luoghi di pace, quindi non siamo sul fronte, e seguiamo le vicende di personaggi che vi resteranno nel cuore per sempre. Io sfido chiunque abbia letto Guerra e Pace a non ricordarsi come un caro amico il principe Andrei, Natasha, Pierre, la sorella del principe Andrei, Maria o Masha. Sono personaggi che Tolstoi va a indagare talmente a fondo e che seguiamo nei loro travagli più intimi, che vi rimarranno per sempre nel cuore, in mezzo a scenari che Tolstoi descrive benissimo. Questo è uno dei libri scritti meglio che abbia mai letto nella vita. Poi, ovviamente, ci sono i capitoli dal fronte, quindi i capitoli che riguardano le battaglie. Questi capitoli sono così slegati dagli altri, non slegati in senso assoluto, ma slegati proprio a livello di struttura narrativa, che se vi annoiano li potete saltare. Io sono assolutamente a favore di questo tipo di scelta quando si va ad affrontare un libro di questo genere. Non è obbligatorio leggerli. Anche la parte finale del libro, diciamo l'ultimo capitolo, sono 60 pagine, si tratta di un trattato di Tolstoi sulla storia, sulla sua concezione, sulla concezione che lui ha della storia, del destino, anche sulla sua concezione religiosa rispetto alla storia, alla responsabilità dell'uomo nella storia. Anche questo trattato, perché di fatto è davvero un trattato sulla storia, potete saltarlo se vi va. Io ho letto tutto perché io ho un grandissimo interesse nei confronti della storia. Sapete che mi piace moltissimo leggere di questi temi, ma potete tranquillamente evitare di farlo. Quindi, se vi spaventa questo libro, sappiate che potete leggerne anche solo la metà e non perdere assolutamente nulla della bellezza di questo scritto. Poi, invece, il libro più lungo che non hai ancora letto, allora io ho deciso di tagliare la testa al toro. Non so se è corretta questa mia risposta, perché vi porto qui Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, che ho in questa edizione gigante Baobab Mondadori e contiene tutti e sette i volumi della Recherche. Di solito quando ho fatto altri video che parlavano di libri lunghi, mattoni, eccetera, non vi portavo questo testo proprio perché consta di sette volumi. Potrebbe essere trattato come una saga, volendo ben vedere. Ma la concezione di Proust nello scrivere quest'opera era di un'opera nel suo complesso, che ha un titolo e che ovviamente i volumi tra di loro hanno delle connessioni anche di significato e tematiche, non solo di trama, quindi vi porto questa. Vabbè, in questa edizione le pagine sono relativamente poche perché è stato fatto un lavoro editoriale, diciamo, che ha praticamente, questo libro è gigantesco come dimensioni e poi è scritto minuscolo. In questa edizione parliamo di 2000. Ve lo dico subito, 58 pagine che valgono come 5-6 mila, direi. Quindi ho deciso di portare questo perché sicuramente più lunghi di così in libreria non ne ho. Poi, vediamo, perché io qui ho i miei appunti, però. Mattonazzo, che hai terrore di leggere, che ti intimidisce? Allora, io qui ne ho due.
E sono due risposte molto diverse. Ci sono due libri che mi intimidiscono abbastanza per due ragioni completamente diverse. Il primo è senza dubbio, L'arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon. Ve l'ho già citato più volte, in risposta a domande di questo genere. Si tratta, del tassello fondamentale del postmodernismo, statunitense. Thomas Pynchon è uno dei padri fondatori di questa corrente letteraria. È ovviamente un libro abbastanza complesso, frammentato, ricco, denso, che all'interno contiene tutti i sacri crismi del postmodernismo. Ce l'ho da tantissimo tempo, tant'è che questa edizione Burr è veramente molto molto vecchia. Io sono stata tentata più volte di comprare l'edizione nuova, però evito. La copertina è molto più bella, quella nuova, non solo, ma anche l'impaginazione è migliore, nel senso che si apre meglio senza dover spaccare la costina, però la traduzione è la stessa. Quindi evito, mi tengo questo e spero nel 2023 di riuscire ad affrontarlo. Tra gli altri progetti che riguardano le mie prossime letture, anche prima del 2023, diciamo da settembre in poi, c'è anche quello di affrontare letture più sfidanti. Ho proprio voglia di buttarmi anche in cose che fino ad oggi mi hanno un po' fatto paura, perché credo che possano darmi grande soddisfazione in realtà, quindi spero prima o poi di mostrarvi questo libro tra i libri letti. Un altro che mi intimidisce, ma per ragioni completamente opposte direi, è il seguito di Shankaram, che è L'ombra della montagna di Gregory David Roberts. È un bel mattone anche questo. Con L'arcobaleno della gravità siamo a poco meno di 1000 pagine scritte così. Con questo siamo circa 1100 pagine, 1080 pagine, come Shantaram più o meno. Qui non mi preoccupa affatto lo stile, la prosa, nulla di nulla. Credo proprio che come Shantaram sia un libro godibilissimo, facilissimo nella lettura e scorrevole. Mi preoccupa il fatto che sia un seguito. Quando un libro mi ha colpito moltissimo, mi ha catalizzata sia dal punto di vista intellettuale che soprattutto emotivo, temo sempre i seguiti, ho paura di rimanere delusa, un po' come è successo già questo mese per il seguito di Lonesome Dove. Non lo vedete qui, Le strade di Laredo, che è il seguito di Lonesome Dove, perché è molto più breve di Lonesome Dove, siamo sulle 500 pagine. Pensavo che l'avrei letto immediatamente, in realtà mi intimidisce proprio questo aspetto, l'aspetto di... Cioè, questa cosa che un po' il ricordo che ho di un libro venga in qualche modo tradito, è una cosa molto stupida se volete, però prima o poi leggerò anche questo di sicuro. Poi andiamo con la quarta domanda. Mattonazzo che non vedi l'ora di leggere. Allora, io qui ne ho diversi. Vediamo di scambiare un po' i posti e le cose, perché sennò faccio fatica, e dove li ho messi qui. Allora, che cosa accade? Che per coloro come tutti noi sono appassionati di libri, il libro che avete più voglia di leggere è sempre l'ultimo che è entrato nella vostra libreria, ovviamente. Quindi partirei col mostrarvi, diciamo, gli ultimi mattoni arrivati a casa mia, ma c'è anche qualcosa invece di molto molto vecchio che mi chiama tantissimo. Vi faccio vedere un po' di libri. Partiamo da quelli che avete visto anche nell'ultimo video haul. Ovviamente parliamo di Vasily Grossman con Stalingrado. Ve l'ho già raccontato nel video haul. Si tratta delle vicende che partono prima dell'assedio di Stalingrado, quindi a livello cronologico questo libro si colloca prima delle vicende di Vita e Destino. Mi è suonato il telefono, non mi ricordo dove ero arrivata, comunque stavo parlando di Stalingrado, ritroverò i personaggi di Vita e Destino, quindi ovviamente ho molto molto voglia di leggerlo, così come qui siamo un po' meno di 1000 pagine, mi pare. Vi dico il numero delle pagine giusto perché è il tema del video, mica per altro. 876 pagine, belle, belle fitte. Poi, a più di 1000 pagine, Joyce Carol Oates con Blonde, biografia romanzata di Marilyn Monroe, più che altro biografia romanzata di Norma Jean, ve l'ho già detto.
Non vedo l'ora di immergermi qui dentro, anche perché nel frattempo, da che avete visto il video haul ad oggi, ho letto Sorella, mio unico amore e anche Acqua Nera di Jess Kerolhozs, quindi da niente ne ho letti due e ho ancora più voglia di affrontare questa lettura. Poi andiamo con l'ultimo che non avete ancora visto dopo. Tra quelli arrivati quest'anno, ma che ho un po' da più tempo, da più mesi, ovviamente ho tantissima voglia di affrontare Il Cardellino. Di Donna Tartt ho letto solo Dio di Illusioni e non so perché Il Cardellino, come storia, come trama, mi ispira ancora di più. Siamo su un romanzo di formazione, su un evento tragico che colpisce un ragazzino, sulla sua vita, insomma, in qualche modo. C'è tanta New York qua dentro. E con Il Cardellino siamo a più o meno 800, mamma mia, non ci vedo più, 850 pagine, qualcosa del genere. Poi, questo lo leggerò di sicuro a gennaio. Io oramai ho deciso di non farmi più TBR, di essere molto più libera, nella scelta dei libri da leggere, l'uno via l'altro, senza farmi troppi programmi. Però, ci sono delle cose che mi piace fare nel corso dell'anno. Mi piace a gennaio leggere almeno un libro o due che abbiano a che fare con il giorno della memoria. Mi piace a novembre e a marzo leggere libri scritti, più che altro libri scritti da donne o su donne. A settembre vorrò leggere, tra poco quindi, vorrò leggere di Jonathan Safran Foer, molto forte, incredibilmente vicino. In commemorazione degli eventi dell'11 settembre, quindi diciamo che questa è una lettura programmata, è una delle poche che rimarrà programmata come tipologia di lettura nelle mie abitudini, diciamo. Parliamo del diario di Etty Hillesum in versione integrale. Questo libro mi è stato regalato da Alice e veramente è stato un regalo meraviglioso. Qui siamo a circa 900 pagine più o meno e parliamo dei diari integrali di questa donna, di questa giovane donna. Ci sono anche delle fotografie d'epoca, una giovane donna di Amsterdam che scrive a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Lei è una donna di origine ebraica, non osservante. I diari si aprono con la sua vita precedente agli eventi nefasti del secolo scorso, quindi ci sono molti tratti della sua vita, dei suoi gusti, anche dei suoi gusti letterari. Si parla molto di ciò che lei leggeva, ad esempio di Dostoevskij, di Rilke, di Jung. E poi attraverso questi diari leggeremo l'ascesa del nazismo, i momenti, diciamo, più complessi per lei e per tutte le altre persone di origine ebraica che lei conosceva. È stata molto attiva questa donna nel cercare di aiutare le altre persone, anche a discapito della sua, incolumità. Poi anche lei verrà deportata. Non vedo l'ora di affrontare questa lettura. Tra i libri più vecchi che possiedo, che ho in libreria da tantissimo tempo, c'è questa meraviglia di Willam Gaddis, Le Perizie, che in questa vecchia edizione Mondadori è diviso in due volumi e il secondo volume termina a pagina 1659. Però è di lettura abbastanza semplice. Allora, William Gaddis è un autore di cui si parla veramente molto poco, ma è un esponente fondamentale della letteratura moderna, diciamo, americana. E quindi voglio assolutamente affrontarlo in questo libro che non credo sia proprio di facilissima lettura a livello di stile, perlomeno, che però ha una trama e delle idee che mi ispirano tantissimo. Allora, uscito per la prima volta nel 1955, questo singolare romanzo, unanimemente riconosciuto dalla nuova generazione di narratori americani come un modello insuperato di energia creativa e intelligenza critica, si presenta come una formidabile e allucinata antologia delle falsificazioni del mondo moderno.
Tutti i suoi interpreti sono falsari, da Wyatt, specializzato in contraffazione di pitture fiamminghi, al mercante Rectal Brown, dal critico Krenner, impudente spacciatore di giudizi insinceri, al falsario di monete Sinisterra. Attraverso gli Stati Uniti, la Francia, la Spagna e l'Italia, Geddes insegue i suoi personaggi in una febbre di mistificazione che illumina la sua tragica nozione della vita americana, incarnata nell'impossibilità di essere autentici in un mondo il cui plagio è una regola di vita. Delitti di ogni genere, tortuosi amori si succedono, si aggrovigliano e amalgamano, dando vita così a un impressionante tour de force narrativo in cui si specchiano i vizi di un'epoca, ma anche i suoi attimi di bellezza e di luce, effimeri, ma non per questo meno seducenti e irresistibili. Voglio leggerlo il prima possibile, ripeto, probabilmente a livello stilistico non sarà proprio una passeggiata di salute, ma anche qui si tratta di una lettura sfidante per la quale mi sento sufficientemente pronta. Allora, un libro che non avete ancora visto perché l'ho acquistato di recente è questo libro a cui io facevo la corte da tantissimo tempo, ce l'avevo in wishlist da un sacco. È di Anne Radcliffe e si tratta di I misteri di Udolpho, introduzione di Viola Papetti, traduzione e note di Vittoria Sanna. È un burr classici moderni, siamo moderni, non so perché, comunque siamo qui a circa 1000 pagine, 1003 pagine, scritto normale direi, ma cos'è che mi ispira più di tutto di questo libro? Adesso vi leggo qui dietro. Allora, dice Jane Austen, fino a che avrò Udolpho da leggere, mi sentirò come se nulla potesse rendermi infelice. Considerato l'archetipo del romanzo gotico, I misteri di Udolpho fu pubblicato nel 1794. È tantissimo tempo che non leggo classici datati precedentemente al 1800, anno dell'ascesa e della caduta di Robespierre. Sull'apparente struttura del racconto di formazione femminile, Anne Radcliffe modella un percorso attraverso gli spazi sublimi del terrore, nei quali l'eroina si smarrisce in una vertigine noir che la conduce oltre i limiti della ragione e della natura. Nella Francia del 1584, la giovane sensibile Emily Saint-Hubert, rimasta orfana di entrambi i genitori, viene rinchiusa dalla zia Madame Cheron e dal suo compagno, il perverso zio Montoni, nel tenebroso castello di Udolpho sugli Appennini. Solo dopo una convulsa serie di avvenimenti agghiaccianti, Emily riesce a riacquistare la libertà e a ricongiungersi al suo innamorato Valancourt. L'introduzione del romanzo di Viola Papetti, oltre a definire il genere gotico, racconta come la debole mano di Anne Radcliffe sia riuscita a trasfigurare il castello di Udolpho in una perfetta e animata macchina del terrore. Qui gli elementi di interesse per me sono tantissimi. Innanzitutto andare proprio alla riscoperta di un classico così lontano nel tempo. Da che ho letto Tom Jones di Fielding, io non ho più letto romanzi del Settecento, anche se qui siamo in odore di Ottocento perché siamo alla fine. Si tratta poi del romanzo scritto da una donna, una scrittrice a quell'epoca, che scrive un romanzo storico ambientato nel 1500 e rotti. Amata da Jane Austen, questo libro è stato uno dei motivi per cui Jane Austen ha scritto Northanger Abbey, un altro libro che devo leggere, che vorrei leggere immediatamente dopo la lettura di questo. Fatemi sapere se lo conoscete, se l'avete letto, perché la cosa mi incuriosisce non poco. Poi vediamo di darci una mossa. Allora, domanda 5, libro grosso, copertina bella, tanti, tanti libri grossi hanno una bella copertina. Innanzitutto per me le belle copertine sono di vari generi. Una tipologia di copertina che amo è quella che va a richiamare bene le atmosfere di ciò che andremo a leggere poi all'interno del romanzo. In questo senso per me è bellissima la copertina di Lonesome Dove di Larry McMurtry, è uno scioglilingua per me il nome di questo scrittore. Evoca moltissimo le atmosfere, le ambientazioni e la vicenda che andremo a leggere qui dentro. Ve ne ho parlato di recente, l'ho letto a luglio, un romanzo western meraviglioso, uno dei libri più belli che ho letto quest'anno. E molto evocativa anche la copertina di Gli Effinger di Gabriel Tergit. Anche questo è un romanzo che ho letto quest'anno.
È perfetta questa copertina per il contenuto. Si tratta di una storia familiare, a partire dalla fine dell'Ottocento fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, di una famiglia di imprenditori a Berlino, imprenditori tedeschi ebrei. Quindi tutto quello che avviene a livello, sociale, politico, storico e intimo all'interno di questa famiglia. E per me questo salotto è perfetto a descrivere proprio le atmosfere che troveremo qua dentro. Poi, una copertina per me sorprendentemente bella è quella di Via col vento di Margaret Mitchell, edizioni Neri Pozza. Perché dico sorprendentemente? È molto difficile che io apprezzi una copertina che richiama il film. No, di solito non mi piacciono, però questa copertina è stata fatta secondo me meravigliosamente. Mi piace tantissimo il bianco e nero, mi piace l'immagine di Scarlett con la sua ombra dietro, è elegantissima questa copertina. Tra l'altro, nell'immaginario collettivo, Via col vento è il film, nel senso che è una delle poche volte in cui ho letto il romanzo immaginandomi i personaggi esattamente, mi sono immaginata gli attori del film, perché secondo me il casting è stato fatto divinamente, perché veramente se leggete il romanzo capirete quanto siano giusti gli attori che sono stati scelti. Quindi questo è un caso secondo me più unico che raro di commistione perfetta tra romanzo e film, e questa è una copertina meravigliosa in questo senso. Poi un'altra copertina, poi ci sono quelle diciamo scenografiche, che secondo me sono molto molto azzeccate, e qui parliamo di questa edizione di It di Stephen King. Allora, anche qui a livello grafico è stato scelto It, il pagliaccio dell'ultimo adattamento cinematografico, anche se è un disegno, questo non è un'immagine, non è un fotogramma del film. Non è la rappresentazione di It che io preferisco, io non ho apprezzato particolarmente quel film per un sacco di motivi, ma io questo libro l'ho riletto di recente, vi farò un video dedicato solo a questo libro e vi parlerò anche di queste cose se vi interessano. Però devo dire che a livello fotografico nel film e a livello grafico come immagine per la copertina, questa è una copertina pazzesca, tra l'altro bellissima anche dietro, ma soprattutto in questa edizione esiste anche quella normale solo cartonata e qui c'è la letta, ma soprattutto c'è questa cosa stupenda secondo me. Sulla plastica c'è il disegno che va a completare la copertina semplice, è splendida questa edizione, è veramente molto molto bella. Sono felicissima di averla, non è facilissima da trovare, è più facile trovare il cartonato con tutto il disegno stampato. Sono stata contentissima di averla recuperata così, vediamo di non distruggerla, di non fare danni, visto che è così bella. E poi una copertina che divide. So che a tanti non piace, per me è perfetta per il libro ed anche a livello proprio di impatto è meravigliosa. Parliamo della copertina di 4321 di Paul Auster. Un lavoro stupendo secondo me, anche perché anche qui evoca tantissimo il contenuto di questo romanzo. Questo è un romanzo che parla molto di identità e anche di casualità, in un certo senso, ma è un romanzo affondato nella storia degli Stati Uniti del secondo Novecento, soprattutto a New York. Qui abbiamo l'immagine di una folla a New York, è un'immagine storica, lo si capisce dagli abiti di questi personaggi, probabilmente durante una manifestazione negli anni 60, che sono momenti storici trattati all'interno del libro, e poi c'è questa stampa con questo titolo che è già un titolo secondo me straordinario. Per me questa è una copertina stupenda. Poi vediamo un po', mi sa che adesso abbiamo esattamente il contrario, esatto, libro grosso, copertina brutta, qui non ho dubbi, ne ho uno. Ci sono anche altri libri che non hanno copertine meravigliose, ma per me questa è proprio orrenda. E parliamo di Danza Macabra di Dan Simmons, edizione Gargoyle, casa editrice che è fallita, non è detto che lo troviate, comunque non è detto che lo troviate in questa edizione. È più facile da trovare di Drood, questo libro di Dan Simmons, e io continuerò a chiedermi, spero non troppo a lungo, perché spero di essere smentita a un certo punto, il perché
Dan Simmons non venga ripubblicato anche nella sua produzione thriller horror e non solo nella sua produzione fantascientifica. Oscar Wilde ha fatto un'edizione stupenda per quanto riguarda la serie di Hyperion di Dan Simmons, potrebbe fare altrettanto con questi romanzi. Questa per me è una copertina orribile, orribile la grafica, tutti questi caratteri diversi fanno casino sulla pagina, questo lampadario è bruttissima, il nero e questo violetto osceno, ma è tutta brutta l'edizione, pesa un sacco, è scritta piccola, non ci sono margini, bisogna spaccare il libro per leggerlo di sicuro, questo è un libro che devo ancora leggere, spero di affrontare quanto prima, ma sentite quanto è interessante e quanto potrebbe essere stupenda una copertina di questo libro. Allora, Wilhelm, Nina e Melanie sono giovani, belli e ricchi, eppure si annoiano. Così, alla fine degli anni 20, danno inizio a un sinistro gioco che consiste nel cercare di impossessarsi dell'altrui volontà per piegarla al punto di provocarne il definitivo annientamento. Si tratta, in questo caso, questi tre personaggi sono vampiri, ma sono vampiri psichici che non si nutrono del sangue, ma della volontà e della psiche delle persone, come avete sentito. È un'aberrante sfida e l'aberrante sfida andrà avanti per oltre 50 anni, fra feroci delitti e umilianti asservimenti ai danni di chi ha l'unica colpa di trovarsi sulla loro strada. Quando compare sulla scena lo psichiatra Saul Lasky, ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti, i tre sembrano ormai inarrestabili, ma solo ha tutto l'interesse a spezzare il terribile cerchio. Cioè, immaginatevi cosa potrebbe essere la copertina di questo libro. Potrebbe essere stupenda, ma vabbè. Speriamo in un futuro prossimo migliore per queste copertine. Poi, Mattonazzo, che ti vergogni di aver abbandonato per troppo tempo in libreria. Io la interpreto come libro grosso che ho da tanto tempo e che vergognosamente non ho ancora letto. Allora, partiamo dal presupposto che non mi vergogno di non aver letto alcunché, perché non c'è nessun motivo di vergogna in tutto ciò. Diciamo che mi dispiace abbastanza non aver ancora letto questo libro di Dickens, che anche qui è diviso in due volumi. Si tratta di Dombey e figlio. Siamo circa alla metà della produzione di Charles Dickens. Mi dispiace non averlo ancora letto perché, essendo Dickens probabilmente il mio scrittore di classici preferito, ho proprio voglia di leggere tutto ciò che lui ha scritto. Su 18 romanzi tra i principali, diciamo, ne ho letti 10, quindi sono a buon punto. Questo mi ispira tantissimo. Allora, non vi leggo la trama qui dietro perché, porca vacca, c'è scritto tutto. Io, ovviamente, queste edizioni sono vecchie, non le fanno più. Mi sembra incredibile che ci sia dipanata tutta la trama. Comunque, tanto per capirci, pubblicato a puntate tra il 47 e il 48, Dombey e figlio è uno dei capolavori della narrativa dell'Ottocento, incentrato sulla figura di Paul Dombey, ricco e arido commerciante, incapace di qualsiasi sentimento, vittima dell'amore, vittima dell'orgoglio e del desiderio di potere ed escluso dalla vita, dall'amore, dalla tenerezza e dalla paternità. Il romanzo affronta il tema della punizione dell'orgoglio, eccetera, eccetera. Un libro tenebroso, patetico, commovente, che in una prosa costantemente aspra, concisa e spietata, mette in scena un mondo di maneggioni, arrivisti, adorabili folli sapienti, servette intriganti, giovani che lottano contro il destino. Mi ispira un sacco, non capisco perché riportare tutta la trama. È vero che i classici generalmente si leggono non solo e non tanto al fine di conoscere le vicende, però voglio dire, Dickens scriveva puntate, i suoi libri sono pieni di colpi di scena e mi sembra assurdo scrivere tutto. Però su questo secondo volume c'è scritto, c'è l'incipit del romanzo e questo lo voglio leggere perché qua dentro c'è un concentrato di Dickens pauroso, stupendo. Allora, Dombey aveva circa 48 anni, il figlio circa 48 minuti. Dombey era piuttosto calvo, piuttosto rosso, e pur essendo in tutto e per tutto un bell'uomo, aveva un atteggiamento troppo rigido e pieno di sé per riuscire attraente. Il figlio era molto calvo e molto rosso, eppure essendo, com'è naturale, innegabilmente un bel neonato, appariva nel complesso ancora un po' sgualcito e chiazzato.
Sulla fronte di Tombay, come su un albero destinato al momento giusto a essere abbattuto, il tempo e l'ansia sua sorella avevano impresso qualche solco, mentre il viso del figlio era attraversato da migliaia di piccole pieghe che quello stesso tempo impostore si sarebbe divertito a lisciare col piatto della sua falce fino a farle scomparire, come per prepararsi la superficie su cui poi avrebbe agito molto più in profondità. Charles Dickens, che cosa ve lo dico a fare? Procediamo. Allora, mattonazzo che hai letto e di cui non ricordi nulla o che vorresti rileggere. Allora, me lo ricordo, ma lo vorrei assolutamente rileggere e parliamo de I Miserabili di Victor Hugo, che ho in questa splendida edizione Einaudi, che purtroppo ha la scatola praticamente distrutta. Non so se eliminarla, non lo so, vedremo. Allora, I Miserabili ovviamente me lo ricordo, nel senso che la trama principale, le vicende, i significati, il senso di questo libro, le sensazioni, le emozioni che mi ha lasciato, me le ricordo bene. Però ovviamente in questo numero di pagine, in questo volume, insomma, ci sono tante cose che di sicuro oramai mi sono sfuggite. Io Hugo lo voglio conoscere bene. Io ora ho da iniziare, di qui a pochi giorni, L'uomo che ride. Poi ho letto un paio d'anni fa Notre Dame de Paris, questo l'ho letto una decina d'anni fa e mi piacerebbe veramente tanto tanto rileggerlo, assolutamente. Poi, l'ultimo mattonazzo che hai letto. Allora, incredibilmente, fuori da qualsiasi tipo di TBR, qualsiasi tipo di programma, ho letto da poco, ho da poco finito di leggere Le fantastiche avventure di Cavalier and Clay di Michael Chabon. Nel video che avete visto nella prima parte del mio bookshelf tour, mentre vi mostravo i libri, vi ho indicato questo libro dicendovi che l'avrei voluto leggere tantissimo all'inizio del 2023. Quando mi sono messa a editare quel video ho pensato perché? Perché all'inizio del 2023? Cioè c'è una ragione che vabbè non vi sto a raccontare per cui l'avrei voluto leggere a gennaio, ma io dopo che ho editato quel video ho sentito proprio l'esigenza, la voglia di buttarmi su questo romanzo che supera le 800 pagine di poco, siamo a 814 pagine ed è semplicemente, semplicemente meraviglioso. Ovviamente ve ne parlerò nel prossimo video sul riepilogo delle letture. Giusto per darvi due cenni di trama, le vicende sono quelle di due cugini, un cugino che vive già negli Stati Uniti di origine ebraica che viene raggiunto da quest'altro cugino che scappa da Praga. Cavalier da Praga scappa dal nazismo, scappa lasciando lì la famiglia, quindi i genitori, un altro fratello per varie ragioni che poi vi verranno raccontate all'interno della trama e una volta negli Stati Uniti insieme al cugino diventerà un fumettista, diventeranno imprenditori del fumetto. Quindi in questo libro leggiamo la nascita del fumetto per come lo conosciamo oggi. Questo libro è un libro che si occupa tanti, che fa una commistione meravigliosa tra fantasia e realtà, tra essere giovani e essere adulti. Parla tantissimo di quanto in realtà si possa fare dalla parte giusta del mondo per salvare quelli che stanno subendo. È molto più complesso di quello che immaginavo, nel senso che la lettura è piacevolissima, scorrevole assolutamente, ma sicuramente Chabon deve qualcosa al postmodernismo, sia per l'impianto strutturale, sia per il fatto di essere un libro abbastanza metaletterario. Insomma, ci sono tanti aspetti interessanti in questo libro. È molto stratificato, può essere letto in vari modi e l'ho amato immensamente, ma ve ne parlerò meglio quando sarà il momento di farlo. Poi, l'ultimo mattonazzo che hai abbandonato. Quindi che ho abbandonato nel senso che non ho finito di leggerlo. Incredibilmente è un altro libro di Dickens e parliamo di Martin Chuzzlewit. Questo è un romanzo che Dickens ha scritto dopo la sua prima tournée negli Stati Uniti.
E il protagonista avrà tante vicende negli Stati Uniti, è abbastanza particolare come tematica per Dickens. Qui in questa bellissima edizione Adelphi, che è anche illustrata, riporta le illustrazioni originali con cui uscì all'epoca. Siamo a 1296 pagine circa. L'ho abbandonato all'epoca perché questo è un Dickens bello denso, è un Dickens all'ennesima potenza e io all'epoca non ero ancora rientrata nei miei abituali ritmi di lettura. Avevo la bambina piccola, a un certo punto l'ho lasciato lì non perché non mi piacesse, ma perché ho interrotto e non l'ho più ripreso. Non c'è dubbio che lo riprenderò in mano il prima possibile. Poi, un libro grosso che hai letto velocemente. Allora, io vi farò un video su questo tema perché ricevo spesso varie domande che sono in parte legate alla classica domanda: come fai a leggere così tanto? Allora, innanzitutto vi linko qui sotto un video che ho dedicato proprio a questo argomento, che si intitola proprio così: come fai a leggere così tanto, qualcosa del genere. Ve lo lascio qua sotto, quindi se avete curiosità su questo punto, andate pure a vedervi quel video. In merito ai ritmi di lettura, io devo dire che sono molto regolare nella lettura. Io leggo mediamente sempre più o meno 100-110 pagine al giorno, in generale. Questa è la media, ovviamente. Se un libro è più complesso, richiede un po' più di attenzione e così via, posso leggere 70-80 pagine. Se un libro è ipercorrevole, facilissimo, magari ne leggo 150 nello stesso tempo che io dedico alla lettura. Quindi non posso dire, almeno da quando ho periodi come questo che si protrae da diverso tempo, in cui ho dei ritmi di lettura molto consolidati, non posso dire che un libro lo legga molto più velocemente di altri, assolutamente. Tra l'altro non credo che ci siano libri che per forza vanno letti lentamente, perché se no non si assimilano, non si capiscono, altri che vanno letti per forza velocemente. Io credo che sia tutto molto più personale. Nel mio caso, ad esempio, se io tengo un libro in lettura per tanto tempo, non ci capisco più niente, perdo il filo, non perché me lo dimentichi, ma perché esco non solo dalla trama, ma proprio anche dall'atmosfera, da ciò che un libro mi fa, perché un libro mi circonda, mi fa essere in un luogo, in un posto, con delle persone. Se me lo tiro avanti in lungo, finisce che non lo finisco, oppure lo finisco e non ci capisco niente. Quindi, se per qualcuno può andare bene centellinare la lettura per capire bene a fondo qualcosa, per me vale l'esatto contrario. Quindi, in linea generale, diciamo che come ultimissime letture, sicuramente ho letto molto velocemente, sia la rilettura di It, è stata velocissima, mi ha presa proprio dentro tantissimo. L'ho letto tra il 3 agosto e il 13, quindi ci ho messo 10 giorni, sono 1200 pagine, splendido. Poi Lonesome Dove, che ho letto in luglio, dov'è? Mamma mia, ho qua tanti di quei libri, ci ho messo 6 giorni a leggerlo. Questo è veramente facilissimo da leggere. 15 luglio, 21 luglio, diciamo come libri più recenti. Anche questo ho impiegato veramente poco a leggerlo. Quanto ci ho messo? 15 agosto, 20 agosto, ci ho messo 5 giorni. Quindi sono libri che mi sono mangiata velocemente. Per parlare di libri di cui vi ho parlato poco, o meglio, vi ho citato tanto, ma vi ho parlato meno di altri perché li ho letti prima che aprissi il canale, sicuramente il libro che ho letto più velocemente è stato Il Conte di Montecristo, tra le mie letture storiche che ho in questa edizione, che per me è bellissima, le vecchie edizioni Mondadori Nere. Questo sono 1100 pagine, ma è più grande di queste degli altri libri di questa edizione. Ci ho messo veramente poco a leggerlo, però devo dire che l'impresa più assurda che ho compiuto, dove sono i libri, l'ho compiuta l'anno scorso, ad agosto. Devo dire che agosto è il mese in cui leggo di più e meglio,
perché siamo ancora in una fase di riposo, semi vacanza, ma generalmente noi in agosto non andiamo via, non facciamo vacanze se non piccoli tocchi qua e là. Quando io sono in vacanza, sono in un altro posto che non sono a casa, leggo meno, un po' perché non ritrovo facilmente le mie abitudini di lettura, ci metto del tempo a ristabilire un ritmo di lettura consolidato, un po' perché ovviamente esco di più, vado in giro a vedere cose, esco la sera. Se io la sera non leggo, mi tolgo il 90% del tempo che dedico alla lettura. Ad agosto invece sono molto più libera. Io l'anno scorso ho fatto questa impresa pazzesca, ovvero ho letto Guerra e pace e Vita e destino di Vasily Grossman, uno via l'altro in pochissimo tempo. Guerra e pace l'ho letto tra il 14 e il 27 agosto. Quindi ho impiegato 13 giorni e Vita e Destino l'ho letto tra il 30 agosto e l'8 agosto, scusate, il 30 agosto e l'8 settembre, quindi 9 giorni. Allora, questo è l'esempio di ciò che vi dicevo prima, del fatto che per me leggere in tanto tempo su di me non funziona. Questa edizione, che è molto vecchia, adesso è stato ristampato in un'edizione economica nuova, nelle dimensioni normali degli economici Adelphi. L'avevo comprata quando uscì e l'ho lessi subito io questo libro, tantissimi anni fa. Avevo impiegato 3 mesi a leggerlo, mi ero assolutamente intestardita a volerlo terminare, non ci stavo capendo niente, mi annoiava, non mi era rimasto nulla di questa lettura, tant'è che l'ho riletto appunto l'estate scorsa ed era veramente come se lo leggessi per la prima volta in assoluto. Dovrò farvi un video anche sulla rilettura dei libri perché ho tante cose da raccontarvi in merito. Non aggiungo nulla su questa meraviglia. Io ho dedicato un video alla comparazione di questi due testi perché dalla critica, dai lettori sono stati spesso messi a paragone. Magari vi linko qui sotto anche quel video se non l'avete visto. Questa è stata l'impresa con la I maiuscola della mia vita, senza ombra di dubbio. Poi, dove sono arrivata? Un libro grosso che hai letto lentamente. Al di là di Vita e Destino, che vi dicevo prima, ci ho messo 3 mesi, non ci ho capito un accidente. Quello che ho letto forse più lentamente è I propri miserabili di Victor Hugo, semplicemente perché questo è stato il primo libro di valore letterario importante che io ho letto dopo che è nata la mia bambina. Vi ho raccontato, credo mi pare proprio in quel video che riguarda come fai a leggere così tanto, eccetera, eccetera, che uno dei periodi in cui ho letto meno è stato quello conseguente alla nascita di mia figlia, perché ovviamente cambia la vita, cambiano le priorità, cambiano i ritmi di ogni singola giornata. Questo libro l'ho affrontato dopo circa un annetto che era nata Daphne, dovevo ritrovare i miei ritmi, i miei spazi, i miei tempi, quindi ci ho messo un po' di più rispetto ad altri libri. Invece che leggere 100 pagine al giorno, ne leggevo 40, 50 al giorno, quindi ecco, è stato letto più lentamente, ma solo per questa ragione. Poi, Mattonazzo che ti ha lasciato una nostalgia immensa. Allora, devo dire che tanti libri, tanti, mi colpiscono per svariate ragioni e rimangono dentro di me per tanto tempo. Però, se devo parlare di nostalgia, questo tipo di sentimento io lo provo per i personaggi. Quindi, devo riferirmi a dei libri i cui personaggi sono quasi entrati a far parte della mia vita come persone vere, tanto da gioire e soffrire con loro. Senza dubbio questo è accaduto per Lonesome Dove. Alcuni di questi personaggi qua dentro io li amo profondamente, li voglio bene. Ho sofferto moltissimo in certe pagine di questo libro ed è uno dei motivi per cui non sono ancora riuscita a leggere il seguito. Senza dubbio Lonesome Dove e poi vabbè, It. A me la rilettura di It ha fatto un effetto incredibile quest'anno, incredibile. È come se avessi letto un altro libro, l'ho letto proprio a un altro livello di consapevolezza. Ho notato delle cose
che non avevo notato prima, che non avevo trattenuto in qualche modo. Il mio legame con questi personaggi è cresciuto tantissimo. Io alla fine di questo libro ho scritto una pagina perché io me lo voglio ricordare quella sensazione lì. Quando riprenderò in mano questo libro fra anni, io voglio che la Selvaggia di fra 20 anni legga le righe che ho scritto qui dietro perché mi ha fatto tantissimo questo romanzo, non vedo l'ora di parlarvene. Poi vabbè, anche Shantaram, sì, anche Shantaram è un libro di personaggi, senza dubbio. Anche questo è un libro sull'amicizia, un libro sulle relazioni che presenta dei personaggi totalmente vividi, quindi anche questo mi ha fatto sicuramente questo effetto. Ma devo dire che anche I Miserabili, Jean Valjean. Jean Valjean, ma di cosa stiamo parlando? Il principe Andrei di Guerra e Pace. Sono tantissimi i personaggi che mi sono rimasti appiccicati addosso e che resteranno con me per sempre. Poi, Mattonazzo che ti ha fatto piangere. Allora, vi ho detto altre volte che difficilmente piango davvero, cioè piango con le lacrime. Diciamo che i libri che mi commuovono di più, che mi emozionano di più, sono quelli che mi danno tanto a livello umano, tipo appunto It o Lonesome Dove. Poi ovviamente ci sono anche dei romanzi estremamente drammatici che colpiscono per altre ragioni, oltre che per l'affetto che si possa provare per i protagonisti, ma non è tanto questo il caso, è proprio il livello di dramma umano che c'è qui dentro. Sarà una risposta scontata, ma ovviamente non posso che parlarvi di Una vita come tante. Anche qui ho dedicato un video a questo libro di un'ora, quindi ve lo lascio qui sotto se volete saperne di più. È un libro estremamente drammatico, però devo dire che per essere un po' meno banale, mi ha strappato qualche lacrima anche L'ottava vita per Brilka di Nino Aratishvili. Allora, innanzitutto, proprio l'impianto del romanzo, per come è strutturata la narrazione, parla di per sé, di nostalgia. Si tratta di una donna che racconta le vicende della sua famiglia a partire dai primi del Novecento a una sua nipote. Quindi già il fatto che il racconto sia impostato sul passato, parta a ritroso per raccontare la vita della sua famiglia, già di per sé implica un effetto nostalgia in partenza. Ma poi qui andiamo a analizzare, a discernere, a sviscerare le vite di 7 personaggi principali, 6 donne e un uomo. La vicenda si svolge tra la Georgia, la Russia e altre parti d'Europa nell'arco di tutto il Novecento. Questa è la storia di come la storia, con la S maiuscola, intervenga in maniera indelebile, profonda e drammatica e tragica sulle vite personali. Quindi questi personaggi sono costantemente dilaniati e la loro vita è costantemente messa alla prova dalla storia. È un romanzo molto forte in questo senso. Poi, prossimi mattonazzi che vuoi leggere? Vabbè, vi ho già risposto, nel senso che quelli che ho più voglia di leggere ve li ho già mostrati. Ce ne sono altri, diciamo che in seconda battuta avrei tanta voglia di leggere, e parliamo specialmente di romanzi storici o a sfondo storico, che mi mancano un po'. Ne ho letti diversi in passato, però adesso è un po' che non affronto questo tipo di storie. Allora, uno è questo di Margaret George, Il re e il suo giullare. Parliamo della storia di Enrico VIII raccontata dal punto di vista del giullare di corte e qui siamo a 1000 pagine, quasi giuste, 1600 pagine. L'ho trovato all'usato questo libro, tra l'altro secondo me questo dentro ha una copertina stupenda. Sembrano i libri, quelli delle vecchie biblioteche, mi piace tantissimo. Poi io non ho mai letto mai nella vita Ken Follett e io a casa sia I pilastri della terra che Mondo senza fine. Ovviamente voglio affrontare prima I pilastri della terra. Io so che è un libro estremamente amato da tantissime persone, ho una voglia estrema di leggerlo e qui siamo a anche qui 1020 pagine, qualcosa del genere. Quindi questo.
tre romanzoni storici, anche questi trovati all'usato, di Gary Jennings. Il più famoso qui su BookTube Italia, grazie a Jessica Penny Lane on the Tube, è sicuramente L'Asteco, che, come si evince dal titolo, tratta delle vicende di un personaggio in questo periodo storico e in questa popolazione. Poi, dello stesso autore, forse che mi ispira ancora di più e che è ancora più lungo, qui siamo sulle 900 rotte pagine, è Nomadi, che ha questa copertina vintage che a me fa impazzire. Qui siamo a oltre 1200 pagine, scritte belle piccole. Mi ispira un sacco l'ambientazione e la tipologia di personaggi. Siamo a ridosso della guerra civile negli Stati Uniti e seguiamo le vicende di un circo un po' scalcagnato, con personaggi ovviamente bizzarri, un po' freak, molto probabilmente perché stiamo parlando appunto di un circo e delle loro avventure negli Stati Uniti in quel periodo storico che sapete che è un periodo di mio grandissimo interesse. Sempre dello stesso autore, invece, Predatore. Questo ha un'ambientazione medievale, se non erro. Siamo tra il V e il VI secolo d.C., agli albori della storia d'Europa. Si tratta di questo personaggio molto ambiguo, non credo totalmente positivo, e delle sue avventure nell'Europa centrale, diciamo, in questo periodo storico. Quindi vedete, ci sono tre periodi storici molto diversi l'uno dall'altro. E poi, forse l'unico romanzo di King gigante che mi resta da leggere, nel senso che ho letto It, che sono 1200 pagine, ho letto L'ombra dello scorpione, che sono 1400, poi di libri da 600-700 pagine, King ne ha scritti tantissimi, però questo è The Dome, che conta più di 1000 pagine. Vediamo. Di preciso siamo a 1037 pagine, quindi anche questo lo vorrò prima o poi leggere. Allora, io credo di aver risposto a tutte le domande. Vediamo, fatemi dare una scorsa veloce. Mi pare proprio di sì. Mi rimane semplicemente da taggare qualcuno. Io di solito lascio libero, lascio aperto il tag e lo faccio anche oggi, nel senso che chiunque abbia un canale di qualsiasi tipo, un canale social di qualsiasi tipo e abbia voglia di riprodurre questo video, lo faccia, mi farebbe molto piacere vederne. Però in particolare oggi voglio taggare tre persone. Ovviamente taggo Jessica Penny Lane on the Tube perché se questo è pane per i miei denti, se questo video i mattonazzi sono pane per i miei denti, lo sono ancora di più per lei. Condividiamo questa passione per la carpenteria, quindi assolutamente Jessica è taggata. Poi vorrei tantissimo taggare anche Melania Costantino, che apprezzo sempre tantissimo, come persona. Ancora prima che per tutto il resto, e soprattutto la voglio taggare perché per uno di questi libri lei ha grandissima responsabilità. E parliamo di Una vita come tante di Jana Ghiara. È probabilmente la recensione di un libro, di questa tipologia di libro, più precisa che io abbia mai visto su BookTube Italia. Realistica, veritiera, consapevole. Il suo video è stato illuminante per quanto mi riguarda, è stato uno dei motivi per cui ho deciso alla fine di leggerlo questo libro. Quindi Melania, tocca anche a te, sempre che ti vada. E poi mi piacerebbe tantissimo taggare anche Serafina, Storie di Sera. Ora io non so se mi conosce, se guarda i miei video, non ho un rapporto diretto con Serafina, anche se mi piacerebbe molto. Se dovesse arrivarle la notizia che io l'ho taggata, mi farebbe tanto piacere vedere un suo video sui suoi mattoni, perché io adoro come lei parla di libri. So che ha letto dei libri mattonazzi particolarmente interessanti, vedi Infinite Jest, a cui prima o poi arriverò, non lo vedete qui perché non lo possiedo, ma prima o poi vorrò arrivare anche lì, e mi piacerebbe tanto vedere, insomma, sentire le sue risposte a questo tag. Ovviamente parlo alle persone che ho taggato nello specifico, fate il video se vi va, non c'è nessun obbligo. Detto ciò, ho terminato, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi ringrazio tantissimo, mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!